Allora, a che punto siamo? Sai novità su quello che sta accadendo? Hai novità su quello che sta accadendo in Grecia, sugli incontri? Credo che lunedì si vedrà e spero sia vicino a un compromesso, spero si capisca che ci si deve andare incontro da tutte e due le parti e spero che si capisca che la Troica veramente fa parte del passato. Questo, che comunque non si può tornare a una logica del passato e si deve trattare soprattutto con l'Unione Europea. Ma pensi che si riesca ad unire un po' i PIGS, praticamente il gruppo dei cosi, per riuscire a spingere? Penso che spero si unisca intanto l'Italia, che comunque qualche contributo pare l'abbia dato in sede di trattativa, e soprattutto la Francia, che invece pensavamo alzasse un po' più la voce e si facesse sentire, però a quanto è trapelato dal vertice di giovedì, insomma, non è che ci sia stata tutta questa pressione francese. E il governo italiano pensi che sia più collaborativo, cioè il governo Renzi, oppure sembra sfuggente? Credo ci siano dei cambiamenti in corsa, diciamo, degli adattamenti in corsa della strategia. La sinistra fa bene a fare pressione, anche l'ala sinistra del PD è un atteggiamento molto utile. So che lunedì il PD in direzione discuterà di tutto ciò. Comunque giovedì sembra che in sede di trattativa il governo italiano abbia sostenuto le posizioni greche, anche perché, come ha detto lo stesso ministro Gentiloni, poi un'Europa più politica, un'Europa con molta maggiore flessibilità aiuta anche l'Italia. Io credo che questa convinzione ci sia. E quindi in lotta dura, insomma, si va avanti. E quindi penso che il governo greco non farà marcia indietro e cercherà di ottenere da questa trattativa le maggiori concessioni necessarie possibili, perché non si può andare avanti in altro modo. E la Merkel? E la Merkel forse sta iniziando a spiegare ai suoi elettori, pian piano, mi sembra, che non si può continuare come non fosse successo niente, facendo finta di nulla, come abbiamo sentito sinora. Perfetto.